Vicepresidente deputato Rampelli, prego. Ringrazio Presidente, intanto anch'io intendo associarmi alle congratulazioni rivolte a tutto il personale della Camera, ai nostri dirigenti, quindi anche al personale apicale che si è assunto in questo periodo difficile che passerà alla storia delle responsabilità importanti. A lei, Presidente, al Collegio dei Questori, io penso che tutti abbiamo fatto davvero un egregio lavoro e abbiamo comunque contenuto i danni e cercato anche di dare nel nostro piccolo un piccolo, chiedo scusa per il bisticcio di parole, segnale di ripresa della normalità, un percorso che abbiamo intrapreso consapevolmente, che non è concluso e che quindi dovrà vederci sempre di più impegnati in questa sorta di giostra, da un lato tesa a salvaguardare l'incolumità e quindi a contenere la diffusione di questa bestiale infezione, e dall'altro però a salvaguardare le funzioni che competono a questo palazzo così importante nella sua solennità, che non è un salotto buono, ma è il luogo all'interno del quale tante persone svolgono il proprio lavoro, chi in rappresentanza del popolo italiano, chi al servizio del popolo italiano per cercare di migliorare la qualità della vita e quindi di procedere spediti, più speditamente possibile, sulla strada della costruzione del cosiddetto bene comune. Tuttavia, al di là delle riflessioni di carattere generale, qualche elemento costruttivo di stimolo, come mi è sempre capitato di fare, anche nella ruolo che esercito, voglio lasciarlo agli atti di questo dibattito, di questa discussione generale sul bilancio della Camera. Ho ascoltato i colleghi che mi hanno preceduto parlare di necessità di stabilizzazione dei lavoratori, tra questi c'è il tema più volte agitato anche del riconoscimento di un ruolo che sia, diciamo così, non precario come è oggi per gli assistenti dei deputati. E a questa fattispecie difficilmente contestabile, su cui dovremmo evidentemente mettere la testa e spendere energie, non possiamo non associare la necessità di dare, non tutti i cittadini italiani lo sanno, è un'anomalia tutta italiana ed è un'anomalia che si riserva solo e soltanto tra le due Camere, alla Camera dei Deputati, quindi l'altra Camera, il Senato della Repubblica, non è aggredita da questa miseria. La miseria sta nel fatto che comunque i parlamentari, i deputati della Repubblica Italiana non hanno delle strutture all'interno delle quali lavorare. E è accaduto non soltanto in questa circostanza e su questo tema che per tentare, cosa condivisibile su cui abbiamo tutti speso parole e compiuto atti importanti e significativi nella piena responsabilità, con energia e determinazione, nel tentativo necessario e condiviso di fare una buona amministrazione, di tagliare gli sprechi, di eliminare i privilegi, di contenere le spese superflue. Abbiamo talvolta, come si dice in gergo, buttato il bambino con l'acqua sporca. Quindi non voglio difendere minimamente le scelte fatte in passato e che hanno visto evidentemente qualcuno beneficiario dell'ospitalità che i deputati avevano all'interno di Palazzo Marino, ma penso che sia oggettiva la circostanza secondo la quale è improponibile che tra tutti i parlamenti del globo forse la Camera dei Deputati risulta essere l'unica Camera dei Deputati dove i deputati non sanno dove svolgere il proprio lavoro, eppur costretti, con tante virgolette, perché è un onore esercitare questa funzione, a stare comunque lontano da casa per almeno 3-4 giorni a settimana, 4 giorni a settimana, e quindi comunque dovendo per forza trovare. Io ho visto, guardi Presidente, glielo dico con estrema franchezza e con tutto il garbo possibile, ho visto
dei deputati lavorare con il proprio personal computer in delle caffetterie. Sono delle condizioni non degne di una democrazia avanzata. Quindi un conto è combattere gli sprechi, ripeto su questo, se qualcuno chiede di mettere il dito sotto la mano, il mio sarà il primo e quello di tutti i colleghi, immagino. Altro conto è menomare i diritti e i doveri, perché c'è un diritto di esercitare un ruolo da parte del parlamentare, ma c'è anche un dovere di farlo, perché qui non si può stare per, diciamo così, strappare l'indennità mensile. Qui bisogna comunque lavorare ed esercitare il ruolo che i cittadini italiani attraverso le elezioni democratiche hanno riservato a chi sta qui dentro. Quindi questo resta un vulnus e penso che sia nostro dovere cercare di colmarlo, a maggior ragione perché nella prossima legislatura avremo un taglio significativo del numero dei parlamentari e quindi anche un contenimento della spesa. Sappiamo che ci sono degli edifici pubblici e quindi non dobbiamo fare le fortune di nessuno nella zona e quindi sappiamo di poter lavorare facendo solo e soltanto gli interessi del pubblico, solo e soltanto gli interessi dei deputati, solo e soltanto gli interessi dell'istituzione repubblicana che umilmente intendiamo continuare a servire. Poi abbiamo spesso e volentieri parlato di questa grande capacità della Camera dei Deputati e non solo della Camera di aprirsi alla società e quindi di ospitare mostre, convegni, esposizioni di vario genere in sale di grande prestigio, belle. Io penso che questo servizio non debba essere declassificato, perché sempre secondo una certa furia ideologica che ci ha devastato negli anni scorsi, abbiamo immaginato che tutto questo fosse classificabile sotto la dicitura di privilegi, appunto. Noi siamo custodi di questo palazzo, non siamo i proprietari di questo palazzo, non abbiamo alcun diritto di conculcare l'uso di questi spazi, non ci appartengono, non ci appartengono, appartengono al popolo italiano, appartengono alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, appartengono a tutti coloro i quali quando ci pongono la domanda se possano o meno recarsi qui e utilizzare le nostre sale, dovrebbero avere da parte nostra, diciamo così, una reazione positiva, di gioia, di considerazione. Se questo fosse un posto malfamato, se questo luogo fosse abitato da terribili tiranni e dittatori, violenti e cruenti, io non credo che ci sarebbe questa volontà, questo desiderio di venire qui e fare un convegno, una tavola rotonda, celebrare un dibattito, esporre una mostra pittorica piuttosto che di altro genere. Tutti ci sarebbero ben alla larga da questo luogo. Così non è, perché questo luogo ancora trasuda valori importanti che riguardano i destini dell'Italia in quanto tale, al di sopra delle parti che dividono questo Parlamento. E quindi noi dobbiamo dare una risposta affermativa. Ora, questo tracciato si è interrotto bruscamente a causa del Covid, però sappiamo perfettamente che noi lo dobbiamo riaprire. Ecco, io voglio invitarla, Presidente, a essere più reattivo, perché quello che accade fuori di qui deve accadere anche qui dentro. Quindi se alcune forme di ripresa di uso di spazi, cinema, teatri, sale d'albergo, eccetera, se queste modalità sono state ripristinate fuori di qui, io penso che debbano essere ripristinate anche qui, non c'è nessuna differenza sostanziale. Quando non si potevano, a causa del rischio assembramento, rischio contagio, eccetera, utilizzare gli spazi all'esterno, noi non è che potevamo fare i raccomandati e quindi dare a qualcuno il privilegio di svolgere manifestazioni e iniziative che invece al di fuori erano vietate. Adesso questo divieto è caduto fuori e deve cadere anche dentro, perché ripeto, noi non siamo proprietari di questo luogo e quindi non possiamo, in maniera superba, che potrebbe apparire anche intollerante, antipaticamente intollerante, non possiamo fare il contrario di quello che invece quest'Aula, attraverso il voto
e quindi la responsabilità stabilisce per chi sta fuori da questo palazzo. Poi ci sono questioni che io ritengo lo stesso significative, che appartengono al medesimo principio della custodia e della salvaguardia di questo luogo e di tutto quello che qui dentro ha custodito, in termini di storia, ma anche in termini di architettura, di opere d'arte. Già in passato ho avuto la possibilità di esprimere una sorta di indirizzo che fin qui non è stato perseguito, o è stato perseguito in realtà in minima parte, perché dei passi li abbiamo fatti, abbiamo ospitato delle belle mostre, ma questa non è una novità di questa legislatura, è accaduta anche nelle scorse legislature. Io penso che il patrimonio artistico che si ritrova qui dentro debba essere fatto fruttare in qualche maniera e comunque debba essere goduto dai cittadini quando volessero, nelle forme, nelle modalità che l'ufficio di presidenza e il collegio dei questori potranno stabilire e individuare, salvaguardando questo precetto, che non è che queste opere nella loro magnificenza possano essere godute soltanto da chi ha la fortuna di abitare questo palazzo. Non è questo il senso della nostra missione e quindi dobbiamo farci carico e immaginare le modalità appunto attraverso le quali i cittadini che volessero visitare questi pezzi di storia che trasudono comunque solennità, perché l'identità, l'indipendenza della nostra nazione che passano di traverso qui dentro, e anche per apprezzare le tante opere d'arte custodite qui, o diciamo così anche a tempo determinato, cioè custodite pro tempore qui. Poi c'è, io qui ricordo che avevo immaginato e proposto la possibilità di rieditare, ammodernando la Fondazione Camera dei Deputati, e dedicarla prevalentemente a questo, anche immaginando delle operazioni di carattere economico, perché delle questioni possono essere affrontate anche non necessariamente pensando ha un carattere oneroso per il bilancio della Camera. Però dicevo, c'è anche la questione del decoro esterno, quindi non soltanto, vado a concludere, di quello interno. Abbiamo fatto dei lavori importanti per rendere più sicuri i punti d'accesso, lavori che sono tuttora in programmazione anche per le annualità successive. Però c'è qualcosa, abbiamo messo a posto il parcheggio lato Piazza del Parlamento, diciamo che qualcosa però non torna. Io sto anche cercando nel mio ruolo di responsabile per sua delega alla sicurezza di Palazzo Montecitorio di capire quali sono un po' le indicazioni. Vorrei lasciare sempre questo tipo di riflessione agli atti della discussione sul bilancio Camera. Anche nel rapporto con i cittadini italiani che stanno fuori di qui e nel rapporto con i turisti che vengono a visitare il luogo che custodisce la democrazia italiana, non possiamo fare diversamente rispetto a ciò che accade in tutti gli altri edifici che ospitano le assemblee parlamentari del mondo occidentale. A me non è mai capitato di andare a visitare altre capitali europee e trovarmi praticamente una situazione quasi di timore, quasi la sensazione che da un momento all'altro scoppiasse una guerra civile e quindi si rendesse indispensabile e necessario un certo regime di protezione dei palazzi della democrazia. La democrazia è autorevole e si deve saper difendere con la propria autorevolezza e ovviamente con il contributo fondamentale apprezzato e desiderato delle forze dell'ordine, delle questure. Però ecco, bisogna misurarlo, che c'è un limite, un crinale in cui si cammina, che deve essere monitorato e tenuto sotto controllo, perché questo è un luogo laico e quindi noi dobbiamo comunque far prevalere, diciamo così, anche segnali distensivi. Noi abbiamo conosciuto una fase molto impegnativa nell'azione di contrasto e di prevenzione al terrorismo, agli attentati, l'ISIS. Abbiamo conosciuto più di recente una molto più contenuta stagione di effervescenza sociale dovuta alla crisi economica che è scaturita dalla pandemia,
però insomma, se proprio vogliamo essere precisi, forse qualcuno ha esagerato immaginando chissà quale catastrofi si potessero abbattere qui davanti a Montecitorio. In realtà abbiamo avuto forse una, forse un paio al massimo di iniziative un po' turbolente, per il resto abbiamo ospitato anche a Piazza Montecitorio delle manifestazioni assolutamente civili, e occorre ringraziare gli italiani per essere stati davvero così capaci nella difficoltà che hanno attraversato di mantenere i nervi saldi e di fare manifestazioni per segnalare il disagio, che non sono mai trascese. Ecco, io penso che queste emergenze, anche da questo punto di vista, siano dietro le nostre spalle e che noi quindi si debba tornare a una normalità. E quando parlo di decoro mi riferisco anche a, diciamo, questo eccesso di timore nei confronti di eventuali manifestazioni che dovessero capitare, che ci induce noi, Camera dei Deputati, ma anche il vicino Palazzo del Governo, a blindarsi con transenne, che per transenne modalità lavori pubblici, che mortificano sia la bellezza, l'architettura, l'importanza dei beni culturali che abitiamo, e sia la democrazia in quanto tale, che sembra appunto tenuta sotto assedio da non si sa bene chi, perché qui non succede granché, insomma. Poi oltretutto, quando ci sono manifestazioni, diciamo così, rischiose, allora lì sì, è giusto, diciamo, alzare l'asticella e essere il più possibile prudenti e prevenire eventuali episodi. Ecco, però io penso che un buon segnale noi lo potremmo dare, come abbiamo fatto su Piazza del Parlamento, magari serrando alcune fioriere, togliendo le transenne che danno questa idea di battaglia generalizzata e costante, appunto come se da un momento all'altro accadesse e possa accadere chissà che cosa, e riguadagnando quel dialogo con la comunità che sta fuori da qui e che noi rappresentiamo. Non siamo due cose distinte, siamo la stessa cosa, svolgiamo ruoli diversi, cioè una parte della comunità che sta qui dentro e lavora alacremente per tentare di garantire il bene comune, e un'altra parte che sta fuori di qui, ma siamo la stessa cosa. Quindi comunque questo diaframma, a mio giudizio, dell'ultima battuta che faccio, dobbiamo assolutamente minimizzarlo e, se possibile, toglierlo di mezzo il più possibile, con azioni di responsabilità, ma che non facciano cessare la necessaria sensibilità per quello che rappresentiamo da un punto di vista politico, culturale, istituzionale, e per quello che rappresentiamo anche nell'esercizio della custodia di questa bellezza, di questa magniloquenza che comunque è così importante e significativa anche da un punto di vista estetico, nella misura in cui dentro ci sono i contenuti di cui abbiamo parlato in tante circostanze nei nostri lunghi e appassionati dibattiti parlamentari. La ringrazio.